Venezia, questo con la leggenda, confermi, perché noi qua abbiamo molte versioni, prima dello spettacolo qualcuno di loro ha visto te, Pierpaolo, giocare una partitella in un campiello di Venezia. Dopodiché avete visto lo spettacolo e parlato, loro hanno parlato con Pasolini, eccetera, eccetera. Il legame di cui parlavi tu con Pasolini in questo teatro, beh, intanto l'istruttoria che è in scena da tempo immemore, nel prologo c'è un passo della Divina Mimesis che con la preveggenza, diciamo, e la lucidità. Forse anche troppo profetica, perché adesso fammi dire una nota non polemica, ma dico adesso tutte queste celebrazioni che vanno benissimo perché hai ragione, soprattutto in relazione ai giovani che non conoscono, eccetera. Però personalmente credo che la ricaduta di Pasolini, il suo essere contro, come dicevi tu prima anche nell'intervista alla televisione, cioè questa modalità di essere un artista, un intellettuale così dirompente, così colto, così anche però che non rinunciava alla vita, no? Uno dei suoi, una delle sue poesie meravigliose si intitola Una disperata vitalità. E una cosa che mi ha sempre colpito di Ninetto è che quando, fin dai tempi, no, tu parli di Pierpaolo, ci tieni moltissimo a dire che era una persona allegra, vitale. No, allegra non l'ho mai detto allegra, no, Paolo no. Pierpaolo non era allegra, anzi io con Pierpaolo ho fatto dei, ma perché eravamo amici con Pierpaolo? Perché io avevo una vitalità talmente forte che lo facevo sorridere. E certe volte quando Pierpaolo non rideva, ma io vedevo quello che detto, mi chiamava, oh, ma che te devo pagare per farti ridere? Cioè, voglio dire, no, Pierpaolo era uno invece che aveva, diciamo, la voglia di vivere, l'entusiasmo di vivere, di raccontare, Paola, cioè lui la vita la macinava. Solo che purtroppo, diciamo, e la trasformava, sì, anche perché la sua capacità di creazione, sai, non era che la trasformava perché voleva trasformarla, Pierpaolo la trasformava perché era una sua logica, una sua idea, che si trasformava la vita, la gente, le situazioni, no? Ma lo faceva perché era un suo pensiero, e che purtroppo non c'è riuscita a cambiare questa cosa di Viciniano. Che non c'è riuscito a cambiare, Pierpaolo ha fatto. E oggi, come siamo fatti, diciamo, tutti un po' pecoroni, oggi diciamo, oh, ma c'ha ragione Paolo. Cazzo, ma quando gli scriveva, dico, ma perché dicevano, ma questa bimba che è matto? Cioè, capito Paolo che voglio dire? Cioè, quando ma io ho avuto anch'io una reazione più di una volta con Pierpaolo. Cioè, quando lui mi lesse quello scritto degli studenti, i poliziotti, sì. Io, se vi ricordate, no? Sì, sì. Ma cazzo, io quando me l'ho letta, guarda che ho scritto, senti che ho scritto, come me l'ho letta, a me sentivamente come era il momento, la situazione del momento, mi è venuto sentivamente, ma che cazzo stai a dire? Cioè, però così, ma che cazzo stai a dire? Ma tu stai a dare ragione ai poliziotti? Come sti fidare mignotti, come li mortacci, cioè, no, perché era questa la reazione, Paola. Allora era questa la reazione, cioè perché proprio contro i poliziotti, dice, Ninetto, calmati, tanto arrabbiare, calmati, ma tu stai per ragionare, dice, calmati, fammi spiegare, dice, ma tu hai capito chi sono i poliziotti? Sono figli delle persone dell'entroterra, dell'Italia. Sono i papà di questi che tu non puoi vedere, i cosiddetti figli di papà, sono i padri, cioè, che hanno colpa, che comandano sti poveri bestie. Appunto lei diceva che ha ragione, gli ha passato le mani. Cioè, per dire, io forse facevo anch'io parte di quella massa, no? Che aveva certe idee. No, invece che Paolo era quello senza rigori, andava avanti con la sua strada. Poi dire, ma Pierpaolo non è che voleva cambiare la vita, non ha mai detto che voleva. No, non dico quello, dico che però quello, come tutti i grandi artisti, perché ovviamente se ne sente parlare anche quello di cui stai parlando tu, del suo impegno politico in senso alto, non
della funzione dell'intellettuale, eccetera, no? Però se rileggendo, diciamo, la sua vita proprio fino in fondo, vissuta fino in fondo, è anche tipico dei grandi artisti, no? Che, per i quali non c'è separazione tra vita e creazione, per cui no, non penso che lui poi lo dice, che vuole convincere qualcuno. No, ma anche quando faceva le conferenze, Paola, quando faceva le conferenze, cioè magari la presentazione di qualche cosa, oppure parecchie persone, succedeva che dicevano, ma Pierpaolo, ma tu con quel film che volevi dire? Pierpaolo diceva, ma io non volevo dire niente. Questa è la risposta di Pierpaolo, non volevo dire niente. Perché io non sono né un maestro, né un maestro e né un prete. Dice, io l'ho fatto perché mi piace bene, se mi piace è peggio che lui, no? Ma non lo faceva per educare, ma no, tutt'altro. È che purtroppo l'arte non vogliono farsi educare, perché lui stavo lì a parlare, perché sennò, perché però, proprio francamente detto, noi ci siamo una massa di ignoranti a Paola. L'Italia, una massa di ignoranti, di gente che non legge, gente proprio ignorante ma al vero senso della parola. Perché Pierpaolo diceva che lui gli piacevano le persone che non superassero la quinta elementare? Ma te lo spieghi perché? C'è un motivo, no? Perché fino alla quinta elementare uno rimaneva semplice, vero, ingenuo, cioè aveva il suo senso, curiosità, no? Superando la quinta elementare cominci a capire, cominci ad apprendere, ma cosa apprendi? Cosa vai a prendere quello che ti dà la vita? Cosa? Non so se riesco, non è che parlo di, ma capisci te? Sì. Io le volte non capisco manco io. E cosa ho detto? Vabbè, comunque diciamo che... Tu hai cominciato con la domanda. No, in Venezia e pallone. Te lo ricordi o è tutto inventato? Ma del pallone no, però nel pallone no, non è vero, cioè non mi ricordo. Però dello spettacolo che siamo venuti a vederlo con Pierpaolo, sì, e devo dire che ci siamo molto divertiti, perché io e Pierpaolo, come loro due, no? Davanti e vedere un film che è fatto da Pierpaolo, interpretato da due attori teatranti, uno faceva di niente, l'altro faceva Totò, insomma, e io vedevo, quello sono io, però è una cosa curiosa. E devo dire che con Pierpaolo ci siamo molto divertiti con Pierpaolo. E poi tu hai avuto anche la generosità, hai spinto molto, no? Sia per fare poi la versione di Uccellaccio Cellini, che appunto è stata Festival del Tonno a Parigi, in Germania, qua, eccetera, eccetera. E poi questa riscoperta degli Stuart di Soldà, che anche prima tu hai continuato a dire, ho dei ricordi bellissimi per le fatiche che abbiamo fatto, perché è stato, per chi non c'era, non lo sa, Ninetto ha tirato fuori questa sceneggiatura inedita, che non è mai stata realizzata, di Pasolini Città Paradisi, che è una riscrittura degli Stuart di Soldà. E l'abbiamo realizzata con colui che faceva il soldato Ninetto e il diavolo, si alternavano Gigi Dall'Aglio e Renato Carpentieri, poi c'erano le musiche in scena, eccetera, eccetera. È stata un'avventura molto molto importante, no? E anche molto, è vero, anche molto faticosa. Io me la ricordo come una cosa faticosa, ma di più, guarda, perché guarda, non, qualche superstite, no, non è, c'è stato, ma è stato faticoso, perché comunque a parte noi stavamo vedendo San Francesco, perché abbiamo fatto questa cosa qua? Perché io, vi ricordate i caroselli, quelli in bicicletta, no? Vi ricordate? E allora quel regista lì, dopo averli fatti per diversi anni, per 12 anni, perché l'ho fatti per 12 anni,
sto regista Giulio Paladesi, lei dice Linetto, io voglio fare un film con te, voglio fare un film con te, io dico, ma io perché non parli con Pierpaolo? Vabbè, ma io lo dirò a Pierpaolo, lei mi dice che fare un film con te, dico, allora io la sera, papà, guarda, c'è stato Giulio Paladesi che mi è stato un pico, io vuole fare la cosa con me, vuole fare la cosa con me, insomma, Linetto, pensiamo alla storia, e stavamo una sera, io, Pierpaolo e Laura Betti, pensa, e l'idea appunto è stata di Laura Betti. Dice, perché dice non fate l'Estuardo Soldato? Pierpaolo subito ha preso la cosa, ha detto, dice Laura, è perfetto, bello, bello. E si è messo poi lì, ha scritto la sceneggiatura, perché questo Giulio Paladesi doveva fare il film, dovevamo fare il film. Poi successe che Pierpaolo morì, a Giulio Paladesi non aveva più credibilità per questo film, perché con l'appoggio di Pierpaolo chiaramente c'aveva un senso, no? Morì Pierpaolo, questo Giulio è rimasto un po'. E sta sceneggiatura è rimasta lì nel cassetto per 20 anni. E io, quel periodo che stavo facendo appunto nel San Francesco delle Creature con loro, io così a Gigi Ottaggi, senti, io ho una sceneggiatura di un film che ha scritto Pierpaolo e le Stuardo Sudà. Gigi dice, ah che bello, fammelo vedere. E ho detto, te lo faccio vedere, gliel'ho dato, dice Netto, dice me lo fa leggere, l'ha letto, dice che meraviglia, dico però a Gigi e anche chi c'è stato allora, dico, però dobbiamo fare uno spettacolo vero, cioè uno no fa un... E devo dire insomma che ci siamo messi sotto e loro sono messi sotto. C'è stata questa idea molto bella, è stata proprio uno spettacolo faticosissimo, perché io e Paola sta qui responsabile, che c'aveva a che fare con Gigi Dall'Aglio, con Giorgio Barberio Corsetti, che faceva la parte legata a Roma, e Mario Martone. Insomma, io la mattina avevo le prove con Gigi la mattina, e il giorno dopo con Giorgio Barberio Corsetti, che mi ha spaccato le palle, che ho detto basta, con questo non ce l'avrò più, è vero? Però era bella quella parte lì, era molto bella, non c'era quasi materiale, ma ha inventato una cosa bellissima. E poi con Martone, il finale con Martone, che dove insomma, alla fine stavamo incastrato, tutto montato, tutto insieme, e devo dire che dovevo aspettare, meraviglioso. E c'ho un ricordo molto bello, ma veramente molto bello, e poi con questo spettacolo abbiamo girato. E manco poco, perché era comprato dal festival di Avignone. Avignone, abbiamo contattato un Belgio, siamo stati insomma, a un sacco di posti, veramente uno spettacolo. E io lì, appunto, lì ho fatto Maso, perché lì sto soldato lo guidava, che si ti ricordi? Noi poi abbiamo fatto anche questo corto, una mezz'ora d'autore che faceva parte di una serie, una costellazione che abbiamo fatto con la Rai International, che prendeva il titolo da una battuta di Lucilla Ciuccellini, insomma è bellissima, dormi che ancora non ti dormi. Sì, che ha scritto quella delle scritto c'era. Ma in tutto questo periodo, non nell'ultimo periodo, tu si può dire che sei un inguaribile ottimista, come noi, visto che siamo ancora qua. Cos'è che è cambiato di più? È cambiato tutto, lo sappiamo, però che cos'è che è cambiato di più in questa Italia, secondo te? Paola, ma che domanda mi fai? Scusa, ma che domanda mi fai? È veramente palese la cosa. Come è cambiato? Tu hai vissuto... È cambiato tutto. Tutto, cambiato tutto, l'Italia di una volta non è l'Italia di oggi, cioè, quello è quello che appunto ha sempre descritto Pierpaolo, insomma, no? Pierpaolo diceva quando si sono inventati la televisione, questa piccola scatola chiamava Pierpaolo, questa piccola scatola, c'è stata un'invenzione meravigliosa, è stata un'invenzione meravigliosa, ci avrà usato male. Però usata male. Perché Pierpaolo era contro la televisione? Era contro la televisione Pierpaolo, perché purtroppo la televisione ti dà in pasto quello che vogliono loro. E purtroppo la televisione viene diretta da certe persone. E hanno fatto il direttore generale a Enzo Siciliano,
un anno hanno cacciato via l'intellettuale. Ci hanno provato, ci mette un intellettuale in Rai, ti ricordi o no? Enzo Siciliano, insomma, scrittore, amico di Pierpaolo, insomma, un anno hanno cacciato via perché non era, non ti dava il prodotto che ti doveva dare, perché non era nel commercio, non era nella, diciamo, allora l'hanno cacciato via subito. Questo è farti capire. Purtroppo, diciamo, il percorso della vita che è stato tutto precocemente, diciamo, evoluto, Paola. E questo qui è una cosa che purtroppo Pierpaolo, che diceva allora, purtroppo il consumismo è la pecca di tutto. È la pecca di tutto. Questo qui ci ha un po', diciamo, deviato a tutti, perché a chi è che non piace le cose belle? A tutti. Però questo qui purtroppo ci ha fatto male. Ci ha fatto male a tutti, purtroppo, perché sono comodi, sì, però ci ha fatto male. Non è che abbiamo fatto le cose a gradazione, no? Con equilibrio. Con equilibrio, no? E siamo stati proprio siamo trovati improvvisamente io. E stiamo spalestrati. Capito? E questo qui è insomma, è poi diciamo petrolio, no? Uh-huh. Petrolio, sai, non è un libro, ma diciamo sono degli appunti, perché io non lo definisco un libro, perché Pierpaolo non era un libro, proprio, erano degli appunti. E poi Capo Graziella si è fatto perché nessuno ci poteva mettere mani, ma Pierpaolo, Dio, quando lui ha messo il titolo su quel libro Petrolio, diceva, ma che vuol dire petrolio? Dice, perché petrolio? Che metto petrolio, ma petrolio ben proprio, sì, quella proprio, perché, ma perché? Perché è differente, cioè petrolio è la benzina della vita. Se tu c'è questo, il mondo muore, cioè se non esiste il petrolio, il mondo muore, finisce, perché tutto funziona a quello, no? Tutto funziona al petrolio. Non funzionano le macchine, corrente, luce, non si può fare niente. Cioè, voglio dire, valla a spiegare a gente. È andato oltre, se ne è fregato di questo, andava oltre. Si è fatto prendere dall'entusiasmo dell'andamento della vita. Capito? Purtroppo. Io, non è che ce l'ho con voi, però. Però porca puttana, ragazzi, io gli parlavo l'altra volta con i ragazzi lì stavamo a Cassino, una discussione con i giovani, e ci stavano questi giovani che il maestro diceva no, perché questi giovani, dice, sono diversi, perché loro, dice, apprezzano, dice, i valori della vita. E perché non gli piacciono le cose, cioè mi volevano far credere che questi ragazzi come voi, per loro la vita è diversa da quella che si vive in questo momento. Io ho detto, ma com'è possibile, scusa, ma questi ragazzi che vanno a Zappatera? No, ma che vanno al cantiere? No, ma prova a levargli il cellulare a questi ragazzi, prova a levargli il cellulare e l'iPhone se lo mette qui così, perché qui non si parla più. Sono così, tutto il giorno così, o no? Non sbaglio, no, non è così, non si parla più. Poi neanche finiscono le parole, le mostrano, capito? Come parlano in gergo. Cioè, tutte queste cose qui, Paola, sono diciamo tutta la catastrofe che c'è attualmente nella vita, quindi no. Purtroppo è pieno di tante cose così, capito? Avete delle domande? Da fare a Ninetto, che poi ha lo spettacolo. E curiosità, Sì, te la faccio io. Bravo, tanto pensi. Tutti dicono che Pierpaolo è stato come un profeta che ha intuito tantissime cose. Pierpaolo non ha forse intuito il fondamentalismo islamico? Il suo atteggiamento nei confronti dei paesi del mondo arabo, Fiore del Mille e Una Notte, e poi anche Alì dagli Occhi Azzurri, è molto diverso. Cioè, Alì dagli Occhi Azzurri è una
poesia rivoluzionaria, dice che questa gente sbarcherà, verrà, ci invaderà, però con le bandiere di Trotsky, dice, no? E invece loro hanno delle altre bandiere, insomma. È l'unico punto su cui così mi chiedo come avrebbe per Paolo, cosa avrebbe detto oggi su queste cose. Padre selvaggio, qualcosa di diverso. Il padre selvaggio, qualcosa di diverso. Padre selvaggio, sì, no, ma... Il padre selvaggio è quello, insomma, voglio dire... Ma Pierpaolo, guarda, Pierpaolo nell'ultimo periodo intanto non voleva stare più in Italia. Voleva andare in Marocco. In Marocco, con la mia famiglia. Me l'avevi detto l'altra volta? Sì, in Marocco. Perché in Marocco comunque ancora c'era quel senso di, diciamo, di innocenza, c'era un... insomma, questo per farti capire che lui non voleva già, non voleva più vivere qui in Italia. Sì, sì. Comunque è inutile che stiamo lì a parlare, la guerra dei poveri è sempre la guerra dei poveri, sì. No? Sì, sì. È questa, la guerra dei poveri, purtroppo si ammazzano tra poveri, no? Cioè le grandi potenze non fanno le guerre, le fanno i poveri. E questo qui Pierpaolo l'ha detto, non è che non l'ha detto, l'ha detto Pierpaolo questo, eh? Perché? Perché? Perché Pierpaolo difendeva quella categoria? Perché cercava, la difendeva? E avere la conservazione di quello che erano realmente loro? Proprio questo fatto, che aveva paura, capito? Aveva paura che questi qui che rimanessero innocenti, veri, no? Sì, sì. No, ma infatti. Hai capito? Ci ha pensato? Sì. Dai, no? Certo. Spero che non sia una domanda troppo comune. Ma se sapessi quante stronzate dicono, guarda, battete il giorno, io accetto tutto, guarda. Pasolini, io ho avuto modo di studiarlo sui libri di testo, nelle scenografie, nei vari corpi che ho visto, per teatro, per la scuola. Invece lui come persona, com'era? Com'era la sua vita quotidiana con te, con i tuoi amici? Ma Pierpaolo, guarda, è una persona semplice, una persona di umanità, guarda, è un estremo proprio. Io quando ho conosciuto Pierpaolo, che è un ragazzo, quanti anni c'è? 20 anni. Io ho conosciuto prima di te, avevo 13 anni, 14 anni, e abituato a vivere in una borgata romana, dove a casa mia le delicatezze non esistevano. E come bisognava lavorare solo mio padre, eravamo sei in famiglia, cioè quattro fratelli, con mia madre, sei, insomma, e non era abituato a certe delicatezze io, perché a casa mia mangiavo, no, però te la mangiavo, devo obbligare tutte le cose così. Cioè, è troppo un modo che fa proprio. E devo dire che avendo conosciuto Pierpaolo, quando l'ho conosciuto a 13 anni, devo dire che questa persona mi ha. Non so, mi ha colpito per la sua delicatezza, il suo modo di fare, no? E, non lo so, ma sono rimasto colpito, ma poi mi ha fatto una carezza in testa perché mi è stato presentato, diceva, Pasolini, c'è questo, il mio fratello, il mio fratello, diceva, questo è il mio fratello Minetto, all'inizio questo è Pasolini. Io non sapevo chi era Pasolini, me lo sono guardato con un'aria un po' intimidita perché insomma io mi vergognavo, ero ragazzino, no? E poi mi ha guardato, ha fatto un sorriso, dice, ah, Riccioli, mi ha fatto una carezza in testa, io mi sono guardato, ma in lui ho trovato una cosa va, speciale. Non lo so. Ma poi c'aveva un modo così delicato a parlare con chiunque, perché Pierpaolo era uno che portava rispetto per tutti, si metteva a parlare con tutti. Pierpaolo c'aveva un rispetto, rispettava anche il cane Pierpaolo, come essere, no? Come la poesia Pierpaolo. Questo, per dire come era rispettoso Pierpaolo, però chiaramente si adeguava secondo, diciamo, le persone che si trovava davanti, cioè stava con Moravia, parlava dei libri, parlava di discorsi intellettuali, no? Parlava con me, parlava per come era la mia capacità, con un altro, ma era uno che si adattava molto Pierpaolo, ma la sua forza era la semplicità in cui lui parlava con le persone. Io volevo sapere in questo spettacolo cosa c'è di suo e mio. Sì, cosa c'è, cioè,
cosa c'è di Pasolini, nel senso qual è stato il suo apporto su questo testo e come è riuscito nel suo personaggio a dare come è riuscito a dare una voce sua al personaggio e come è riuscito a dare voce, la voce di Pasolini al personaggio. Mi sono spiegato. Ma intanto questo testo qui non è di Pierpaolo, cioè Pierpaolo, questa è una cosa di Plauto, sì. È che Pierpaolo proprio ha fatto questa traduzione del Milles e l'ha tradotta a modo suo. Chiaramente, siccome Pierpaolo in quel momento era quello che sta approfondendo nelle periferie, Roma, Sergio Citti, perché ancora non lo conoscevo Pierpaolo, Sergio Citti, le borgate romane. Allora in questo testo Pierpaolo ha approfittato e ha fatto questa traduzione, appunto chiamandola Il Vantone, come ha chiamato il film a Cattone, no? Questo Il Vantone è la storia di questo qui, di questo generale, insomma, no? E prendendo gli spunti proprio questi personaggi, facendoli parlare romanesco, perché scritti in romano, un romano chiaramente adattato, no? Ma non sapevo che dovevo farlo io domani, non lo sapevo io. E io mi sono trovato sto testo, ho detto a un video, io mi ci provo qua, insomma, è un linguaggio mio. E lo faccio perché c'è un mio linguaggio, un mio atteggiamento, forse quando ero più giovane, no? Però cioè, è una cosa che mi riguarda a me personalmente, insomma, come ruolo. Ma questo qui, ripeto, Pierpaolo lo scrisse allora per Casma, io non lo so poi perché non l'hanno fatto, e chissà Casma che cosa doveva fare, non lo so. Insomma, questo testo stava lì, l'ho scoperto, mi è piaciuto come testo, c'era del romano dentro, c'è stato un gioco dentro, uno spettacolo allegro, mi sono trovato e l'ho voluto mettere in atto. Okay, non c'è una motivazione, per puro caso mi sono trovato dentro, che è una cosa che mi riguarda, a me personalmente. Quindi lei ci ha messo la voce, io il corpo, l'esperienza. Ma come l'immaginava Pierpaolo, certo. No? Qualche altra... Possiamo dire che è stato un sovversivo Pierpaolo rispetto alla società dell'epoca, visto che era non ghettizzato nel vero senso della parola, ma era un po', diciamo, definirei non evitato. Sovversivo nel senso non solo culturale, ma anche sociale, visto che era uno che amava la borgata e stava male nel suo mondo e faceva un po' una ricerca in quelle borgate per realizzarsi. Sicuramente, perché Pierpaolo è uno che ha vissuto diciamo, l'infanzia non molto bella, Pierpaolo, no? Avendo avuto a casa, diciamo, questo padre ufficiale, un po' padre padrone, e chiaramente era una cosa che Pierpaolo non condivideva, insomma, no? E anche con la signora Susanna, la mamma, e, insomma, è chiaramente legato un po' alla sua infanzia questa cosa qua. Di non accettare, diciamo, la personalità di Pierpaolo, è un po' un riscatto. Pierpaolo è alla ricerca di questo mondo, diciamo, no? Vero, semplice, è un riscatto, non è che lo faceva perché quel mondo per lui era il mondo ideale, capito? No, se devo dire sì, ho capito la sua risposta, diciamo. Però rimango dell'idea che lui era un reazionario familiare, diciamo, e andava fuori quello che erano i canoni della famiglia per ricercare una sua identità. Ma non è che andava a cercare una... sì, forse una sua identità sicuramente la cercava, una cosa inconscia di Pierpaolo, ma Pierpaolo insomma l'ha sempre detto che purtroppo lui era un borghese, Pierpaolo, no? E infatti certe volte mi avevo aperto la stapparata pure il borghese, e Pierpaolo questo gli rodeva, dice sì, vabbè, sono borghese, però cioè, tutto faceva, non voleva essere un papero, lo era, c'è niente da fare, lo era, e questo qui forse Pierpaolo gli voleva questa cosa qua, no?
e approfondiva appunto alla ricerca, diciamo, di questo mondo che lui gli è stato impossibile avere in vita. No? Va bene, va bene, va bene, grazie. Io un aneddoto, per almeno due parole, abbiamo parlato, lei ci ha raccontato del lavoro che ha fatto qui a Parma, invece volevo chiedere come è stato lavorare con Totò. Ma che domanda mi fai? Beh, lavorare con Totò per me è stata una cosa meravigliosa, bella, perché insomma è stato il primo attore dove io, diciamo, con cui abbiamo fatto appunto il primo film, e per me è stata proprio la prima esperienza vera e propria, perché prima avevo fatto la piccola parte del Vangelo, ma proprio una piccolissima parte. E invece no, con Celaccio Cervini, insomma, dico, essere a fianco a un grande come Totò è stata un'esperienza meravigliosa. Poi, ripeto, è stato quello che mi ha fatto entrare in questo mondo fantastico, no? Perché poi è fantastico, è proprio al di sopra di... E io essere stato abituato in borgata a casa con i miei fratelli, amici, ecco quello dicevo prima, no? Invece sai, Totò, tutto servito e riverito, e vuoi l'acqua, metto, prendo questo, vuoi la sedia, sei stanco, mi sono sentito, dico, che mi sta succedendo qua? Che mi sta succedendo? Perché dico, e le portava una sera a Totò e dice, niente, la porto anche a te, dico, no, no, però adesso che vuoi l'acqua? E cosa vuoi di mangiare oggi? Quella attenzione che io ho detto di compiti, ma lo cazzo, che mi sta succedendo? Ed è stata una cosa, un'esperienza meravigliosa, proprio bella, perché poi adesso su Celaccio Cervini eravamo protagonisti tutti e due, lavorando, non è che eravamo tutti e due. E io onestamente non mi sono sentito nessuna responsabilità, perché io dico, tanto mi fa la sceneggiatura non me l'ha mai data. ma io ma quasi mai le sceneggiature io non ho mai avuto. Io per raccontare mio Paolo io facevo le battute, lì per lì a mattina papà io facevo, voglio dire. È stata una cosa bella, meravigliosa, trovarmi di fronte a Totò, insomma, anche a Totò andavo a vedere la cinema io, capito? Ma la sapete quella che quando Pierpaolo mi portò a casa di Totò? Allora, per Pierpaolo, quando mi offrì di fare questa cosa, io ho detto, dico, intanto non volevo farla perché avevo paura, è che dovevo parlare, e io mi ricordavo quello che ho mangiato ieri, cioè Pierpaolo ha insistito, ha detto, guarda, diverti, ma io non mi ricordo quelle battute, non ti preoccupare, niente, io non ti sta tranquillo. Poi dice, poi io stavo un po' chiara, insomma, lavoravo con mio padre, ma fa certo, poi ti pagano anche, non è che non ti pagano, dico sì, mi pagano, dico, e che mi danno? Ma non so, un milione, io che me danno, stavo io un bloccato alla fame, mi danno un milione, e dico, e che devo fare? E dice, lavorare con Totò, ma quello del cinema, sì, lui, allora non capivo, dopo il cazzo, dico, ma mi pagano anche, mi pagano pure per lavorare con questo, no, ma sono fatto stato male, mi pagano anche per lavorare con questo. Cioè, è stata una cosa, e poi mi fa aver fatto, cioè, sai, dice, bene che tu lo conosci, devi andare a casa sua, andiamo a casa sua, così lo conosci, parliamo del film. Insomma, io esco da questa borgata casette, fatte al meno peggio proprio, e mi metto al meglio del meglio, ma meglio del meglio, stavo così, con i jeans, con il pantalone, giubbetto, niente di che. Per Paolo invece vestito con la cravatta. Insomma, esco fuori intanto dalla borgata e vado ai Parioli, dove abitava Totò. I Parioli, porca cosa, sempre che posto, posto più ricco di Roma, no? Ma è un portone alto, cazzo. Era il doppio di casa mia, sto portone. Un padocco lì, del portone, che cazzo è questo? Cioè, questo è per bussare. Questo è per bussare. Ci apre la partita, ci apre. Entriamo e l'ascensore
e dico, ma che è questo qua? Cioè, questo è l'ascensore, dico, l'ascensore. So, puntiamo su questo ascensore e dentro questo ascensore c'era una poltroncina di velluto. Io ho detto, ma che cazzo la poltroncina tra l'ascensore e il cazzo uno deve al secondo piano che fa un dentro di te e poi deviato. Insomma, sai, questi sono dice case eleganti, però arriviamo sul pianerottolo e come si fa quando si fanno le case, c'è uno si aggiusta, no? Si mette a posto e Pierpaolo la cavalla. Io ho fatto così, capito? Pierpaolo suona, chi ci apre Totò. Con una vestaglia rossa cardinale, con due pompon qua. E io dico, l'ho visto, ho cominciato a sbottarire con la mano. No, ma ride proprio come un pazzo, come un matto, no? Che Pierpaolo che mi scompitava, dice, ridi. Dopo è stato carino, insomma, e dirigiai Pierpaolo è un ragazzo e sono entrato dentro. Stavo sognando, mi sembrava di essere morto in paradiso. Una tavola, tutta la tavola bandita, dico cazzo, con una tovaglia tutta ricamata, con le portacandele d'argento, le candele sopra, e fiori, ma che non c'era su quel tavolo. Poi mi sono trovato un piatto grosso sotto, un altro più piccolo sopra, un altro piccolo ancora sopra, poi coltello, forchetta, cucchiaino, forchettino, cucchiaio, bicchiere grande, medio, piccolo, io dicevo, ma quanti cazzo di romagnacqua? Ma quanti romagnacqua? Cioè, questo è il posto tuo, questo è il bel piatto, ma è un piatto, insomma. È stata una tragedia pure, una tragedia per mangiare, perché abituato a casa mia a trappare carne così e il pane così, così facevo fatica, ma i giochetti dell'olivo, che Pietro, a me mercato mi è successo, Pierpaolo ha visto che stavo in difficoltà, gli ho detto, cioè, ti preoccupare, mi tagliava la carne, perché se no mi sai che cazzo combinavo. Allora, finiamo di mangiare, la Franca Faldini mi dice adesso andiamo al salotto e finiamo di parlare del film. Insomma, abbiamo parlato del film, tutto quanto, poi Totò si sentò su un divano, su una poltrona, che poi su un divano, io pure sul divano cercavo di fare come loro, perché non stava tutto così, no? Perché Paolo pure, io cercavo di fare come loro, ma non ci riuscivo. Insomma, alla fine Totò ci accompagna alla porta e siamo andati via. Dopo un po', dopo che Totò morì, io ho incontrato la Faldini e mi ha detto riferimento, dice, ci ricordi quando sei venuto con Pierpaolo a casa nostra? Io che non mi ricordo, Fra, cioè, ma tu non sai che cosa ha fatto Antonio, che ha fatto? Cioè, quando vi accompagnava alla porta, ha chiuso, si è messo a correre come un pazzo che per poco un ciampo e si ammazza. È andato dentro lo sgabuzzino, ha preso la bomboletta del DDT e la spussata dove stavo seduto io. Capito? Questo è stato l'impatto con questo personaggio. Ecco, e poi da lì insomma abbiamo fatto una bella coppia, perché poi ci abbiamo fatto appunto che cosa sono le nuvole, la terra vista dalla luna, insomma, e poi a parte questo qui c'è un altro progetto che fanno, no? Che è sempre con Totò, che dovevamo fare Teo Porno Rossa, sì, che poi Totò morì e dovevamo fare lui Edoardo De Filippo, che è una bella storia che sta là, insomma, che purtroppo mi sarà più fatta, ma sta là. Ma non lo doveva fare. Ma no, che chiedo. Ma che fa? So, ho letto così. No. Sì, chi fa lì dentro e chi fa. Ma te pare, vedi? Ma te pare? Quello è scritto per me, Edoardo fa il figlio di Graziella, ma te. No, ma e che con chi? Con chi lo fa? Paola, con chi lo fa? Questo problema c'è anche su altre cose di Pasolini. No? Lasciamo perdere questo tasto. Lasciamo perdere questo tasto. Bene.
se non avete altre curiosità, vi posso leggere una cosa, chiedo venia, perché senti, almeno ma sulla tenerezza. Lo senti pure io? Sì, perché te la dedico. Ah, grazie. Quindi supporterai la mia pessima dizione, però è un poemetto di Pasolini tratto dal Transumanario Organizzato. Ho un affetto più grande di qualsiasi amore su cui esporre inutilizzabili deduzioni. Tutte le esperienze dell'amore sono infatti rese misteriose da quell'affetto in cui si ripetono identiche. Sono legato da esso perché me ne impedisce altri, ma sono libero perché sono un po' più libero da me stesso. La vita perde interesse perché si è ridotta a un teatro in cui le fasi di questo affetto si svolgono. E così ho perso l'ebbrezza di avere strade sconosciute da prendere ogni sera, al vecchio vento che annuncia cambiamenti di ore e stagioni. Ma che ebbrezza nel poter dire io non viaggio più. Tutto è monotono perché in tutto non c'è altro che un certo luccichio di occhi, un certo modo di correre un po' buffo, un certo modo di dire Paolo e un certo modo di straziare a causa della rassegnazione. Ma tutto è messo in forse dal terrore che qualcosa cambi. In ogni amore c'è una fusione tra la persona che si ama e qualcun altro, ma ciò è naturale. Nell'affetto ciò sembra invece così naturale. La fusione avviene a tali profondità che non è possibile darne spiegazioni, trarne motivi per congratularsi, comunque essa sia, della propria sorte. La tenerezza che tale affetto impone al profondo non conduce né a fecondare né ad essere fecondati, anche se per gioco, eppure si soccombe ad esso con lo stesso senso di precipitare nel vuoto che si prova gettando il seme quando si muore e si diventa padre. Infine, ma quante altre cose si potrebbero ancora dire? Benché sembri assurdo, per un simile affetto si potrebbe anche dare la vita. Anzi, io credo che questo affetto altro non sia che un pretesto per sapere di avere una possibilità, l'unica di disfarsi senza dolore di se stessi. Grazie.